A poche ore dalle due tragedie della strada che si sono portate via due vite nell'Aretino, due giovani madri, ancora un incidente con gravi conseguenze nelle strade di Arezzo. È successo intorno alle 7:45 in via Fiorentina, incrocio con via Malpighi, uno dei principali assi viari di ingresso in città molto trafficato. L'incidente ha coinvolto una moto, un furgoncino e un pedone. La peggio è toccata al motociclista, un uomo di 46 anni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Careggi a Firenze in codice rosso. Il pedone, un uomo di 48 anni che era in attesa alla fermata dell'autobus, è stato trasportato all'ospedale di Arezzo in codice giallo. Sul posto sono intervenute un'auto medica di Arezzo, ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa. La Polizia Municipale ha effettuato i rilievi di legge. Questo tratto di via Fiorentina non è nuovo ad incidenti stradali, l'ultimo in ordine di tempo, con conseguenze mortali, a gennaio di quest'anno. Un uomo originario del Marocco di 65 anni, residente in zona, era sceso a buttare la spazzatura. Venne investito da un'auto e, nonostante le manovre di rianimazione tentate dai sanitari, morì sul posto.